il grande boom degli artisti tedeschi e svizzeri, no? Io faccio dei nomi, il più importante è Begrin, se sta uno svizzero, poi non possiamo dimenticare Hildebrand, la Kurz, una scrittrice tedesca, e questa gente qui è stata il primo segno della grande villeggiatura, perché erano tutti artisti, cercavano l'Eden, cercarono il paradiso terrestre, lì c'erano solamente le dune, qualche fiore selvaggio, qualche piccolo animaletto che viveva nella sabbia, e loro facevano le grandi... il modernismo è nato da lì, perché facevano il bagno nudo, specialmente di notte, portavano magari il pianoforte tra le dune e facevano il bagno nudo. Il giorno andavano a caccia le farfalle, che c'erano moltissime. Il tramonto se lo passavano col pianoforte nascosto tra le dune, a notte facevano questi spettacoli di nudismo che oggi in confronto sono demoderati in confronto a quelli che succedeva allora. Noi sappiamo che a Forte dei Marmi ha avuto grandi personaggi nel passaggio come i nostri ospiti, da Huxley a Thomas Mann, che venivano a fine dell'Ottocento e raccontavano di questa Forte dei Marmi incredibile, dove le dune fatte di le pinete, le nostre montagne, il mare. C'è stato un cambiamento nei personaggi, questo è stato secondo me in relazione al cambiamento della società di adesso. È logico che magari mancano, però io non credo neanche che il Forte Marmino se ne accorgeva di questi personaggi qua, perché loro venivano, scrivevano, dipingevano e in pochissimi riuscivano a capire con chi avevano a che fare, pochissimi sapevano quello che stavano facendo. E che cos'è che è importante? È importante che tutti questi grandi artisti che sono passati e restati anche qua, pensiamo a Montale, insomma, D'Annunzio, Pascoli, un'infinità di nomi, c'è una lista incredibile, hanno influenzato e hanno lasciato delle cose qua. Ora è importante non stare a vivere sempre di quel passato là e stare a fare solo commemorazioni, ma anche dare spazio ai giovani e anche ai meno giovani, comunque all'artista. All'artista, e si riconosce l'artista quando è artista, per cui Forte dei Marmi può veramente continuare a dare tanto a tutti voi, noi, insomma. Io ho sempre cercato di legarmi in qualche modo anche alla vita culturale di Forte dei Marmi nel mio piccolo, no? Quindi fin da appunto quando ero ancora studente universitario ricordo che ho fatto parte per diversi anni del comitato della Galleria d'Arte Moderna, che allora era nella piazza, insomma, dove poi è stato il liceo scientifico. E ho cercato di organizzare varie iniziative, abbiamo fatto mostre dedicate a fumetti e musica rock tramite anche l'Arci Comics, che allora era molto attivo, e poi mostre appunto di arte postale, di arte visive di vario genere, per cercare di tenere in qualche modo viva quella che è appunto la tradizione del quarto platano, che io ho soltanto letto nella Bibbia dei Giannelli, nella Bibbia di Forte dei Marmi, insomma un po' nella storia che mi sono andato a ricercare, e che idealmente tanti Forte dei Marmini avrebbero voluto mantenere in piedi, anche se poi insomma l'evolversi di questi ultimi decenni è stato un po' sviato. L'arte cresce sulla base di quello che è stato fatto prima, cioè va procede secondo un cammino che non può prescindere da quello che è stato fatto prima. C'è un passo tratto, un passo di Umberto Eco, tratto mi pare proprio da Nome della Rosa, che ci propone questa immagine straordinaria, no? Lui dice: noi siamo uomini piccoli, ma siccome siamo sulle spalle dei giganti che ci hanno preceduto, noi vediamo più lontano loro. E questo è vero. Dopodiché, come si fa a dimenticare D'Annunzio? Per me D'Annunzio era un agente pubblicitario della Versilia, perché leggendo le poesie di D'Annunzio sulla Versiliana e qua e là,
chi legge D'Annunzio finisce, a me non piace tra l'altro D'Annunzio, ma chi legge D'Annunzio non può fare altro che amare la Versilia, perché nei suoi versi la Versilia è decantata come una dea, e D'Annunzio è stato lì primi della società, addirittura con Leonora Duse, che era la più grande attrice italiana dell'epoca e forse del mondo, perché D'Annunzio ha recitato anche in America, ha recitato anche a Londra e in altri paesi europei. D'Annunzio venne alla Versiliana non come hanno detto tanti che dicevano è venuto con la Duse, è stato con la Duse, affittato alla Versiliana, no, no, no. Lui è venuto nel 1906 con la figlia la famosa figlia del ministro di allora, cioè il ministro, il capo proprio del, cioè il presidente del consiglio, che era una bellissima donna, ma non era la Duse. La Duse era tutto finito molto prima. Poi, essendo vicino a Villagnelli e alla Versiliana, si ricorda di aver visto passare lungo mare il D'Annunzio nudo a cavallo con tutti i cani dietro. E sempre a proposito del D'Annunzio, quello se intervistate Benito Berti, ve lo vuol dire, prese dei begli schiaffi da un bagnino da Umberti di Forte dei Marmi, perché faceva la corte a una cantante, pianista, un'attrice, non mi ricordo il nome, e che era l'amica di questo Berti, questo lo seppe e gli fece il passatino di verdura. Questo è il luogo dove tanti artisti, no, hanno frequentato, sono passati, stanno passando anche adesso. Io mi ricordo nell'adolescenza, per esempio, poc'anzi si parlava di Carmelo Bene. Io lavoravo sul mare e ho avuto l'onore e la fortuna di servire Carmelo Bene, mi ricordo, no? Dico, questo personaggio così fuori dagli schemi e così artista, cioè artista è colui che crea, è colui che è artefice della propria esistenza. Ecco, Carmelo Bene, nei piccoli momenti, perché io ero un ragazzino, lo servivo sul mare, Carmelo Bene mi ha poi, dopo, quando ero più grande, fatto riflettere sulla mia condizione di fortemarmino, nel senso di persona o personaggio vivente in questo luogo. Come dire, che fai Federico allora? Adesso che fai? Usciamo, andiamo, perché qua, stare solo qua, no, è come dire, sto nel giardino, sono nel mio giardino, il che è bellissimo, però poi, certo, non andiamo fuori. È questo andare fuori che mi ha fatto poi apprezzare non solo il posto, ma mi ha fatto riflettere e dire fatti il mazzo, cioè mettili lì e vai a conoscere. E ogni volta che torno, per me è tornare un po' a casa. L'immaginario della prima Forte dei Marmi è estremamente poetico. Io per esempio, se penso dei colori, mi viene a mente appunto gli azzurri del mare, del cielo, delle apuane e gli abiti bianchi, mi viene in mente veramente una cosa molto poetica, mi viene in mente gli uomini dell'epoca, che soltanto appunto pensarci viene da sorridere, perché me li penso belli, no? Belli al di là di una bellezza estetica, ma belli per un'eleganza, per gli occhi che sanno guardare il bello, perché si incontrano per parlare di poesie, quindi di cose belle, perché era frequentato da diversi artisti, perché hanno saputo ovviamente cogliere, vedere e arricchirsi della bellezza di questo paese. Quindi nel mio immaginario sarei felicissima, fermare un attimo il tempo, poter tornare indietro e vederla con i miei occhi. Già le foto restituiscono parecchio di quella bellezza, insomma. Il mare che non è soltanto, che non è ombrelloni, che non è soltanto vele al posto degli ombrelloni, perché c'erano queste specie di vele appunto da tende per ripararsi dal sole, non è soltanto signore con gli ombrellini così, ma sono proprio anche i pescherecci che attraccano, non sono pescherecci, i navicelli, e anche, non so,
i ragazzini piccoli che vanno a vedere appunto questi navicelli che portano il marmo, i bovi, cioè c'era veramente una vita incredibile. Da una parte probabilmente appunto questi artisti, dall'altra gli operai del marmo, le persone che portavano i blocchi, sicuramente una vita anche difficile, anche molto, molto povera, però sicuramente con una bellezza e una... è un carattere del paese che oggi purtroppo il paese non ha più. Nessuno forse però conosce la storia di suo figlio Franco Viani. Allora, dovete sapere che Lorenzo Viani aveva tre figli, due femmine e un maschio. Il maschio è morto all'età purtroppo di 15 anni e a 15 anni è morto a una... mentre presentava delle opere del suo padre in una galleria a Milano. È morto di un'appendicite andata a peritonite, che a quei tempi si moriva di queste cose, oggi non più, ma a quei tempi si moriva, nonostante che fosse a Milano. E però devo dire che questo ragazzino a 15 anni ha scritto delle poesie, delle lettere e ha scritto anche una piccola opera, commedia, dove certe volte mi viene quasi da dire che nessun grande della letteratura moderna antica ha mai raggiunto limiti come Franco Viani, che è morto a nemmeno 16 anni e dove ha scritto queste cose. Una frase che racchiude un po' tutto quello che sto dicendo di Franco Viani è questa, e sentite la potenza, la forza di questa frase: io sono come il tronco del sandalo che profuma anche la scura che lo colpisce. Questo è Franco Viani, che l'ha scritta a 14 anni. Renato Salvatori era un giovane di Forte dei Marmi, che venne scoperto alla Capannina da un famoso regista, e lì cominciò la sua carriera cinematografica. Era un ragazzo semplice e simpatico. Mi ricordo che io ero giovane, avevo 17 anni, e qualche volta andavamo in montagna in gita con questi ragazzi e ragazze di Forte dei Marmi. E lui era sempre con noi, era molto allegro, un ragazzo educato che ci faceva tanta compagnia. E il pomeriggio andavamo a ballare. Il fatto di scrivere per Mina influenza il modo di scrivere, assolutamente, perché Mina fa parte di uno zoccolo duro di interpreti degli anni 70, con Battisti per esempio, per dire un altro, per i quali la canzone era canonica. E quindi noi, io e Gianni, eravamo già particolarmente appassionati della musica leggera degli anni 70, che ha dei crismi, ora non voglio dire scientifici, ma insomma particolarmente categorici, e per rimanere in questi binari e scrivere per Mina bisognava, diciamo, apprenderli pienamente. E se infatti tecnicamente si guardano le canzoni di Mina degli anni 70, perché poi insomma effettivamente è un'interprete che si evolve molto, però diciamo noi abbiamo cominciato a scrivere per proporre i nostri pezzi all'inizio in quella maniera. Nell'anno 70 abbiamo ceduto questo locale, il Caffè Principe, e abbiamo ripreso in gestione il Caffè Milano, che già era nostro ma era stato gestito da altri. In questo locale abbiamo un po' trasportato buona parte della clientela, fra cui, a livello di personaggi in particolare, mi preme ricordare Harry Moore, perché era un frequentatore assiduo, tutte le sere veniva a cena da noi e con il quale avevo modo di scambiare anche due parole tutte le volte prima di cena. Veniva con la moglie, lui, da soli. Il loro pranzo era molto parco, perché si mangiavano due spaghetti in bianco a contorno di una sogliola alla mugnaia, però ben condita, diciamo così, dal beveraggio, perché Harry Moore amava bere, in particolare amava il vino rosso toscano, e beveva il Nipozzano del vigneto di San Martino, mi ricordo ancora, perché poi io gli fornivo a casa questo vino. E lui con la moglie tutte le sere se ne facevamo fuori anche un paio di bottiglie, perché mangiava poco ma a bere non rinunciava. Una persona molto semplice, una persona di una semplicità enorme. L'unica cosa che mi piace ricordare è che
Lui, come arrivava, disegnava su dei blocchetti di carta che avevamo, cominciava a fare disegni uno dietro l'altro, una sera ne facevo anche una quarantina, 50. Poi alla fine del pasto tutti eravamo a aspettare che una volta o l'altra si dimenticasse uno di questi foglietti, se non che la moglie le prendeva e le faceva a pezzettini quadrati e per sicurezza poi le bruciava nel portacenere. In quel periodo, quando la signora Virginia Agnelli frequentava il signor Curzio Malaparte, venivano a mangiare al ristorante La Barca. E però in quel periodo ci fu, per ragioni naturalmente di guerra, la proibizione dell'uso delle carni nei ristoranti. E insomma, raccontano, mi sembra proprio Giannelli in questo suo libro, che la signora Agnelli e il signor Malaparte ordinarono un coniglio alla griglia, alla cacciatora, insomma, e gli fu impedito di mangiarlo dal podestà di quel periodo. Devo dire che Curzio Malaparte non andava d'accordo con il gruppo del Caffè Roma, cioè del quarto platano del Caffè Roma. Non andavano d'accordo e lui andava al Caffè Principe, che era un tempo era Caffè Fissi e poi diventato Principe. Io la mattina passavo da lui in bicicletta, prendevo la posta che lui aveva già affrancato e mi aveva già lasciato alla sua cameriera e gliela impostavo. Poi lo aspettavo per fare la colazione insieme e si mangiava il budino di riso e il caffè latte o il cappuccino normalmente. Io ho conosciuto, ed ero ragazzino, avrà avuto sì e no 10-12 anni, ho conosciuto Carlo Carrà. Perché Carlo Carrà, che aveva una casa a Forte dei Marmi, come poi io dopo venni a sapere, me lo trovai una mattina proprio in via del Mille, su un angolo della strada, e stava dipingendo il grande Leccio dei Barberi. Sigfrido Bartolini, mio padre, venne a Forte dei Marmi, venne in realtà a Vittorio Puana, per essere più precisi, venne perché qui aveva casa Ardengo Soffici, che era il suo maestro, il suo amico, il suo mentore, il suo padre elettivo, l'amico di sempre. E lui raccontava che le prime volte, alla fine degli anni 50, raggiungeva con l'autobus da Pistoia Soffici, che qui era non a villeggiare, perché la villeggiatura, le vacanze, per quelle persone e in quei tempi non esistevano. Ma la quotidianità degli artisti a Forte dei Marmi si svolgeva a seconda degli artisti, perché ogni artista aveva un suo modo di fare. C'era, di solito gli artisti lavoravano tutti i giorni, non è che c'era per esempio Tirinnanzi, che era un pittore fiorentino, e lui era la mattina per esempio lui andava sempre sulla spiaggia, faceva delle lunghe passeggiate, 2-3 ore, così, e poi dopo si ritirava nel suo studio e lavorava, e poi naturalmente era una persona molto interessante, perché era come un'enciclopedia, sapeva tutto, parlava e stava anche volentieri con le persone. E allora magari la sera era a cena da un amico, era a cena da quell'altro, e invitava lui delle persone. La vita era così. E l'evoluzione artistica di mio padre è, secondo me, estremamente interessante, perché come gran parte della storia artistica del Novecento è un scultore che parte da una impostazione classica, naturalistica dell'opera, e attraverso un lavoro di ricerca continuo, attraverso 40 anni,
arriva a delle soluzioni che, pur reinterpretando la realtà, arrivano a avere quasi delle forme di astrazione o di recupero di forme primitive, però essenzializzate, e che quindi fanno sì che sia veramente un percorso carico anche di emozioni. Un grande artista, scultore, è stato Arturo Dazzi, che lui aveva la casa Cinquale, il suo laboratorio che era in Pineta, e ha voluto costruire il monumento il più bello a Roma a mio padre, che è la stele appunto dedicata a Guglielmo Marconi, che si vede mio padre in questi pannelli con tutti i suoi salvataggi. Ecco, tra gli amici, i pittori, gli artisti, cioè che il papà frequentava sempre al Forte, cioè c'è una figura che è molto importante, è quella di Antonio Barberi, che veniva sempre, che lo seguiva nel suo lavoro proprio con molta, molta passione, a cui lui era, mio padre era molto legato, e Barberi lo ha seguito anche nell'ultima sua stagione, cioè l'ultima estate, quella del 2009. Ecco, lui veniva in giardino, non c'era più la casetta, ma nel giardino del girasole veniva ancora mentre papà dipingeva, ecco, quindi Barberi. E poi c'era Guidi che era grande amico con lui, con tutta la famiglia, anche con la moglie Giuliana, con i figli, che mio padre ha dipinto tante volte, perché io ho parlato del giardino, del pozzo, dei girasoli, dei fiori, ma in realtà mio padre ha fatto tantissimi ritratti. Nel periodo estivo, appunto, io avevo questo negozio di colori e avevamo ideato questa esposizione che facevamo con l'ombrello verde. Fra le altre cose, io avevo chiesto anche a alcuni pittori. Maccarimo aveva fatto una tavolozza con una donnina con un ombrello verde. Ugo Guidi aveva fatto una scultura, anche quella con un ombrello verde. Treccani aveva fatto uno smaltino, una cosa su rame, e poi mi aveva fatto dei disegni con l'ombrello verde. Tirinnanzi, anche lui mi aveva fatto un quadro. C'era una donnina molto triste, con canino quasi morente, e ce l'aveva scritto: belli e brutti, sotto l'ombrello verde ci stanno tutti. A Forte dei Marmi esiste una luce veramente unica che affascina tutti gli uomini di cultura. C'è uno scritto inedito di mia madre Lidia che spa sul Forte dei Marmi, intitolato Com'era bello il mio forte, come bello ancora, che spazia dalla fine degli anni 20 fino agli inizi del 2000. Ecco, leggo il pezzetto finale, diciamo, di questo inedito, perché dà proprio l'idea della continuità di un luogo, per cui in fondo non ha molto senso opporre il forte di allora e il forte di adesso, proprio perché il presente raccoglie molti percorsi umani, culturali ed artistici. Ecco, a me sembra che questo pezzetto di mia madre, Lidia De Grada, dia proprio l'idea di questa continuità. È intitolato Il piccolo giardino, inizio del 2000. E venne la vecchiaia, si manifesta poco a poco. Ernesto dipinge ancora e dipingerà fino alla morte. Quando dipinge si concentra e dimentica tutto quanto non è l'immagine che ha nella sua mente. Con tutti gli incidenti di macchina e le operazioni che ha subito, non può più usare il braccio sinistro. Negli occhi ha la vista doppia, non può più leggere, la giornata è lunga. Al Forte abbiamo rafforzato l'amicizia con Valdemaro e Franca Baldi, poi c'è il caro Antonio Barberi, pittore valente, che viene a trovare Ernesto 3 volte al giorno. Ci sono Adriano e Marcello Polacci, cultore d'arte e che era stato medico dei nostri bambini. Non siamo sole, ora preferiamo andare al Forte quando non c'è l'alta stagione. È più bello, gli ombrelloni e le tende non sono ancora montati, si vede il mare. Un giorno cadeva una piccola pioggia, tenevo l'ombrello per riparare tutti e due. Ernesto mi dice:
È una pioggia di primavera. Se non fosse stata una giornata così, non avrei dipinto il quadro che ho fatto. È contento. Lo chiama il piccolo giardino, ma è grande, pieno di colore, con una figurina piccola piccola che si intravede appena. A me non so che cosa mi è preso, come fosse tornata la gioventù. Nel mio cuore canto bella ciao, magia del Forte dei Marmi, dove siamo stati giovani e felici.